Salve a tutti amici e bentornati sul canale. Oggi mi trovo a Castelluccio di Norcia, che è abbastanza tipico, e anche oggi proviamo la nuova Sony SV1. Nel video precedente vi siete un po' lamentati dello stabilizzatore della nuova Sony, allora oggi utilizzo lo stabilizzatore più avanzato, che purtroppo fa sì un crop dell'immagine ma stabilizza il quadro molto meglio. Abbiamo anche un po' di vento, potete sentire anche come si comporta il microfono direzionale con il suo gatto morto, con il suo dead cat. E lì? Dici qualcosa di carino? No. Sto registrando in HDR con il profilo colore HLG, che è l'HDR di casa Sony. Questo mi permette di aumentare la gamma dinamica senza dover alzare tanto l'ISO come avviene per esempio con l'S-Log 2. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio come è fatta questa nuova Sony. Da davanti abbiamo subito questo obiettivo che è un 24-70 equivalente a 24 mm, ha un diaframma di 1.8, a 70 di 2.8, è comunque un obiettivo molto luminoso. Dalla Mark 5 il body si distacca abbastanza, infatti questa è fatta completamente di plastica, non è di metallo, non dà un'impressione di essere inferiore come costruzione. Magari è anche meno delicata alle cadute. Comunque io ho posseduto l'RX 600 Mark 5 e veramente dava l'idea di essere molto delicata. Il lato posteriore, vediamo l'attacco per il treppiede, è veramente attaccato al vano della batteria, quindi con l'attacco rapido è impossibile aprire questo spazio che cela la batteria. È la classica batteria, l'NP-BX1, che è la batteria che hanno anche tutte le altre compatte di casa Sony, e lo spazio per la schedina SD. Di lato abbiamo l'attacco, il micro HDMI, e sopra troviamo l'attacco per il micro USB. Purtroppo soltanto questo, anche adesso si vuole vedere l'USB-C in tutti i dispositivi. E sopra abbiamo finalmente, è una cosa che vale veramente oro, l'attacco per il microfono esterno. Dall'alto troviamo l'attacco per il microfono, io lo chiamo così perché qui finalmente abbiamo una slitta dove attaccare un microfono, o vabbè, io adesso posso dire anche un flash, ma mi sembra un po' esagerato. È un attacco, se vedete bene, con delle linguette, magari è anche compatibile con il suo microfono, che almeno non c'è bisogno di attaccare il cavo che va dal microfono al body. Poi è una prova che farò in seguito, ma qua vediamo questo grandissimo microfono. Magari prima avete già sentito che il vento viene abbastanza filtrato, perché questo microfono è direzionale, cioè capisce da dove sta parlando la persona, se da dietro o se da davanti. Se questo microfono funziona bene, anche questo è un componente che può fare la differenza. E insieme nella confezione c'è questo piccolissimo gatto morto, che è veramente carino, inusuale anche. Basta attaccarlo qua e funziona benissimo. Poi l'avete sentito, perché a Castelluccio c'era vento. A fianco abbiamo il tasto on off, poi il tasto mode, il tasto per lo scatto e per lo zoom. Questo è il pulsante grandissimo, bellissimo, fa partire la ripresa, e il pulsante C1, che è un pulsante programmabile, è un pulsante che però adesso è occupato dallo sfocato, cioè aumenta o diminuisce lo sfocato di un'immagine. Sul retro troviamo il display, che adesso vi mostro. Troviamo un tasto funzione, il tasto menu, una ghiera e un pulsante al centro, il tasto play e il pulsante per cancellare le foto, ma è anche un pulsante programmabile. Ho messo le modalità per lo stabilizzatore. Aprendo il display si accende la macchina fotografica. Anche questa è una cosa molto comoda, non bisogna stare a schiacciare i pulsanti,
anche perché questo pulsante con il gatto morto è un po' coperto, si raggiunge ma si raggiunge male. Da adesso è pronta per far partire la ripresa. Lo schermo non è niente di troppo eccezionale, è il classico schermo Sony, sotto al sole di riccione, no, sotto al sole non si vede praticamente nulla, ma diciamo che purtroppo è una caratteristica di Sony. Ho lo stesso problema nella Sony A7 Mark III, anche aumentando le impostazioni dello schermo. Il menu è un menu sempre di Sony, però è il menu quello nuovo, quello che conosco anche nella Sony Alpha 7 Mark III, quello che è presente nella 6600. È il menu che ha per esempio i preferiti, che è una cosa che è veramente molto utile. Io, come vedete, ci ho messo i filtri ND, i profili foto, lo stabilizzatore e il livello di registrazione audio. Il menu Sony non è dei più semplici, non è dei più ordinati, bisogna perderci tempo, ma è presente veramente tutto, ci sono tantissime impostazioni. Una volta che conoscete il menu della Sony, non vi spaventa nessun altro. Ok, ragazzi, allora questa è stata una rapida introduzione della nuova Sony ZV-1. Voglio mostrarvi velocemente anche questo cavalletto wireless che funziona tramite Bluetooth al dispositivo. È compatibile sia con questa macchina fotografica ma anche con altre, per esempio l'RX, l'RX0. Non ho provato adesso la Sony Alpha 7. Ha questi pulsanti con la quale è possibile, per esempio, fare una foto, zoomare, far partire la ripresa. C'è un pulsante C1. E con questo tasto si blocca e si sblocca. Ha tutte le impostazioni, si può muovere veramente per tutte le direzioni. Può sembrare uno scherzo, può sembrare un oggetto poco utile, ma vi garantisco che chi fa video di questo genere di cavalletti ne ha tanti perché servono. L'unico problema di questo piccolo treppiedi è che costa un po' tanto, forse un po' troppo. Vi metto il link nella descrizione del video. È pensata per chi fa video, ma ovviamente sa fare anche le foto. È una compatta con un sensore da un pollice. E visto che non è soltanto una videocamera, facciamo qualche foto e ve la metto qua sopra. Se volete vedere qualche altra foto che ho fatto oggi, andate sul mio Instagram. Vi metto il link nella descrizione del video. Insomma, lì, tutta sta strada che abbiamo fatto per vedere due fiori, ne è valsa la pena? Sì. Non sei stata convincente. Sì. Ah, ok. Ok, allora questi fiori li abbiamo visti, veramente un bel posto, ci spostiamo a Norcia. A Castelluccio non ci andiamo, ora voi da qui forse non lo notate, ma sembra ancora veramente distrutto, non sembra un bello spettacolo. Dai via, non vogliamo essere così cattivi, come posto è carino, se uno è in zona vale veramente la pena. Nel periodo della fioritura come questa, però bisogna anche prendere in considerazione che la strada non è per niente bella e anche durante la settimana, oggi è lunedì, c'è un sacco di traffico, un sacco di gente. Stiamo entrando a Norcia. Dappertutto sono evidenti i segni del terremoto. E adesso lasciamo anche Norcia. Allora, incominciamo a tirare le somme. Perché Sony intanto ha fatto questa macchina fotografica? Nel mercato sicuramente ci sono tantissime persone che hanno bisogno di uno strumento valido per poter creare dei contenuti per i social, ma non strumenti tipo action cam o cellulare che sono di qualità inferiore. Questa macchinetta fa delle immagini nettamente migliori sia di un iPhone o sia di una Osmo Action o di una GoPro. Ha un sensore molto più grande, un sensore da un pollice, e già questo dà un motivo valido per essere acquistata. È un dispositivo che permette di registrare in HDR, permette di avere una gamma dinamica molto buona e il file
sia il RAW che il file video, è molto lavorabile. Ha un autofocus che sbaglia molto, ma molto difficilmente. È l'autofocus che Sony ormai ci ha abituato ad avere. Hanno aumentato la qualità del microfono, che era una pecca immensa. Hanno aggiunto l'attacco specifico per un microfono esterno, anche questa è una cosa geniale, una cosa molto buona. Io in queste settimane ammetto che mi sono trovato veramente bene. Come al solito sembra che sto facendo una pubblicità, ma non è così, e adesso vi dico anche il perché. Ha un difetto, ha una cosa che non mi è piaciuta per niente. Questo obiettivo, che proprio è un pugno in un occhio, questo obiettivo è stato messo lì per non creare un dispositivo apposito. È stato montato un obiettivo vecchio per non creare un obiettivo specifico per questo corpo macchina, e se lo meriterebbe. Prima cosa, è un 24-70. Il 24 ci può pure stare, anche se è un grandangolare un po' troppo lungo per vloggare. Sarebbe stato l'ideale un 16-35. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è il crop nello stabilizzatore, in quello veramente che funziona, perché come in tanti mi avete scritto nel primo video che non l'ho utilizzato, la stabilizzazione non funziona, la stabilizzazione fa schifo, sì, ma non era attiva la stabilizzazione video, era quella per le foto. Però attivando quello per il video, quell'ulteriore crop, non so di preciso a quanto porta i millimetri della focale, ma sicuramente ci avviciniamo a 30. E anche se avete visto, ho vloggato comunque dalla mano, senza cavalletto e senza treppiede, era un po' troppo vicino. Se l'obiettivo fosse stato un 16-35 sarebbe stato ideale. Magari con lo stabilizzatore video si arrivava a 20 mm, ma era una focale eccezionale. Un'altra cosa che mi ha dato fastidio, magari qualcuno di voi ci ha fatto caso, magari qualcuno di voi l'ha sentito, è che il motorino dello zoom si sente nel video. Anche questo fa capire che questo obiettivo non è stato concepito per questo corpo macchina. Questa qui è un corpo macchina che è stato costruito apposta per vloggare, non si monta un obiettivo del genere. Però questo è motivo per migliorare, magari nella ZV-1 Mark II avremmo un obiettivo dedicato, e allora sarà quasi 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 perfetta per vloggare. Il body sta bene nella mano, ha questa parte dove poggiare il pollice, ha questo piccolo grip che nelle RX si doveva comprare a parte, i pulsanti sono tutti di buona qualità, non mi hanno dato mai una brutta sensazione, e una cosa che adoro è questo piccolo LED rosso quando sta registrando. Voi non sapete quante volte parlavo nella telecamera, come per esempio in questo momento, senza sapere che la ripresa non era partita. Mi è successo più di una volta, come per esempio che i microfoni sono spenti, anche quello può capitare. Tutto sommato è una macchina fotografica che consiglio a chi ha bisogno di questo strumento. È uno strumento specifico, è uno strumento che ha il suo prezzo, ma inferiore alle RX. È uno strumento che viene, diciamo, snobbato da chi non fa video per i social, perché certo come macchina fotografica per questi soldi si ottiene molto di più. Però con questi soldi è difficile trovare di meglio per fare video in questa maniera. Utilizzerò questo corpo macchina fino all'ultimo giorno, perché è veramente divertentissimo. Io ringrazio Sony per la collaborazione e spero a presto per la prossima. Ma adesso scrivetemi sotto nei commenti che pensate di questa nuova macchina fotografica della casa Sony, sono curioso di sapere la vostra. Se volete vedere gli altri video che usciranno a breve, iscrivetevi al canale, almeno non li perdete. E se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un pollice in su. Sulla sinistra vi metto un altro video che potrebbe interessarvi, al centro c'è il tasto per iscrivervi al canale, sulla destra i miei social, ma trovate tutto nella descrizione del video, come i link della mia attrezzatura per fare i video e le foto. Vi ringrazio della visione, a presto e ciao!